Venditalia 2018, siamo allo stand di Qualità Italia e ci troviamo in compagnia di Massimiliano Gardosi. Ciao Massimiliano, bentornato. Ciao Fabio, a te e a tutti coloro che ci ascoltano. Noi ci siamo incontrati l'ultima volta a Host 2017, nel corso di quell'intervista ci hai presentato il prototipo della macchina che è alle nostre spalle. Oggi la presenti ufficialmente. Oggi la presentiamo ufficialmente, è già in produzione, fortunatamente sta piacendo, sembra, almeno il primo approccio è molto positivo. È una macchina che funziona dal macinato con quasi tutti i sistemi monodose, per dosati, con esclusione di Nespresso, qualche esclusione la facciamo, e poi dopo abbiamo tutto il resto della nostra attuale gamma con qualche piccola novità che pian pianino stiamo introducendo sul mercato, e vediamo oggi l'ultima giornata come si concluderà questa fiera. Gli ultimi tre giorni sono stati molto intensi, qual è stata l'affluenza? Ti ritieni abbastanza soddisfatto? nel senso che comunque sì, siamo soddisfatti, l'affluenza c'è stata, è un'occasione per incontrare tutti i clienti che purtroppo non abbiamo la fortuna di seguire durante l'anno, anche perché siamo sempre presi da mille cose. È sempre un appuntamento importante, e sicuramente il principale avvenimento a livello internazionale, contenti di esserci. Ovviamente quando si fanno queste fiere si spera sempre che possa esserci sempre più affluenza. Io personalmente mi auguro che questa fiera possa essere ricondotta in contesti più grandi, in quanto si merita contesti più grandi, e mi riferisco magari con la speranza che ritorni come era quasi una ventina d'anni fa, quando c'era il Salone del Caffè. Esatto. Abbinato a Venditalia. Sono uno di quelle persone che spera che si augura che questa fiera si meriti quel contesto. Massimiliano, alle nostre spalle ci sono tante scocche, tante cover della vostra macchina a cialde. Ce ne sono di nuove? Ce ne sono di nuove e stiamo cercando di puntare a sempre una maggiore flessibilità e per poter personalizzare le macchine sulle esigenze dei clienti. E all'apparenza le macchine sono sempre le stesse, in realtà noi pensiamo che il grande valore aggiunto che debba dare un costruttore, un produttore, sia poter personalizzare e far sì che la macchina renda al meglio con qualsiasi tipo di caffè. Fortunatamente il caffè, ognuno ha la sua peculiarità e noi lavoriamo per poter adattare la nostra attrezzatura sia alle esigenze sia del torrefattore ma anche dell'utilizzatore finale, per cui sempre con delle personalizzazioni più spinte. E per fare una personalizzazione occorrono quantità estremamente ampie? Sì, abbastanza ampie, a partire da una. A partire da una possiamo. E allora, diciamo che per tutti coloro che sono dall'altra parte e magari possono essere interessati sia alla macchina per l'oreca, io dico per il micro oreca, e desiderano informazioni su questa macchina con il doppio braccio che può utilizzare sia il macinato che capsule di varia tipologia e che credo sia personalizzabile anche sulle scocche laterali e sul retro, vero? Allora, la macchina può essere personalizzabile in ciascun gruppo, qui la presentiamo in quattro versioni differenti: cialda, lavazza blu, espresso point e macinato. I fianchi possono essere personalizzati con il logo del cliente, perché non ci ricordiamo che è importante per il torrefattore, soprattutto chi vende il proprio marchio, poter dare risalto all'interno dell'attività dove viene collocata la macchina. E allora, riepilogando, per tutti coloro che vogliono maggiori informazioni su questa macchina e sulle scocche personalizzabili della macchina a cialde per il comparto home, retail, ufficio, diciamo proprio per le cialde, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere senza alcun impegno? info@qualita-italia.it oppure tutte le informazioni sul sito www.qualita-italia.it. E allora, per quanto ti riguarda, è tutto da Venditalia. Saluto a tutti loro. Un saluto a tutti e al prossimo appuntamento.
Noi ci vediamo prossimamente in qualche altra Fiera del Caffè, certamente per Oreca TV. Amici, noi invece a questo punto continuiamo a girare nei corridoi di Venditalia per documentare tutte le altre novità, sono tantissime, che vengono presentate qui a Milano nella Biennale al 12° appuntamento. Ciao Max. Ciao, in bocca al lupo.